bolle, mondarle e tagliarle a fettine sottili. Poi prendere il porco, sfogliarlo, decorticarlo e depositarlo in acqua bollente per 24 ore. Intanto, preparare un altro chilo di cipolle e fare un soffritto con olio d'oliva extravergine, le cipolle e l'aggiunta d'aglio. Lasciare rosolare per qualche minuto, aspettare il porco ed adagiarlo nel tegame lentamente, pezzo pezzo, senza fretta alcuna. Ricoprire il porco con il preparato di cipolle. No, sono vere, non sono ricostruite. Sì, lo so, sono fatte così bene che sembrano finte. L'importante è stendere bene lo smalto e l'asciugatura. L'asciugatura è fondamentale. Non credere che se lo possono permettere tutte, sai? Anni e anni di pratica, anni e anni, senza fare un cazzo con queste mani. Ma io le metto nei gessi. Sì, uso i guanti, li ho comprati, ma non li sopporto. Uso le candeggine, i disinfettanti, il misoformio, ma la cosa che non sopporto di più in assoluto è quello lì. Io a quello lì gli darei una bella lavata in faccia con lo spec e lo spam. Altro che omino bianco! Fai niente tu